Pioggia TV, Pioggia TV. It's fantastic. Hold me close and shine a dancer. Hold me close and shine a dancer. La bellezza femminile in scena al Tomato per l'elezione della più bella di Chioggia. Erano 14 le ragazze che si sono sfidate per l'ambita corona. Particolarmente arduo il compito della giuria, visto il fascino delle partecipanti. Abbiamo chiesto a Morgan, dell'agenzia Piper, come vengono scelte le ragazze. È responsabile di tutte le bellezze che abbiamo visto questa sera in passerella, è il nostro amico Morgan, che praticamente fa il casting, diciamo, per la Piper. Sì, faccio il casting, scelgo un po' le ragazze, un po'... E tutte le guarda che è un lavoro duro, ma stai scherzando, cioè uno deve andare a guardarle. Guardarle vedo tutte, che d'altro anche vicino ne ha scelta una molto bella per te stasera, no? Sì, mi dà una grossa mano. Una grossa mano. Senti, parliamo un po' di quelle di questa sera, naturalmente c'è stata una conclusione, un epilogo con l'elezione di una miss. Come dire, verdetto che condividi o per te è difficile dire qualcosa? Per me è difficilissimo, visto che le ragazze comunque le scegliamo noi, comunque sono tutte belle. Tutte belle, quindi diplomatico. Hanno una giovane età, quindi tutte diranno la sua andando avanti col tempo. Avranno altre occasioni anche quelle che sono arrivate a seconda e terza per farsi valere. Allora vado da lei perché le donne solitamente sono più cattive. Senti, la vincitrice secondo te era quella che meritava o avevi in mente qualcun'altra? Sono tutte bellissime, però Hilary ha meritato e anche le altre due, comunque le altre due posizioni sono state giuste secondo me. Ok, diplomatica, non è stata cattiva come pensavo. Grazie mille ragazzi, buonasera. Numeroso il pubblico presente, tanta era la curiosità per scoprire il volto più bello di Chioggia. A vincere è stata abbozzato Hilary, ma applausi calorosi sono stati anche per Costantini Eleonora, arrivata seconda, e Boscolo Stefania, arrivata terza. Al microfono di Chioggia TV, le Miss ci raccontano le loro emozioni e i loro programmi per l'estate. Si è da poco concluso Miss Chioggia qui al Tomato, ho il piacere di presentarvi quelle che sono le prime tre arrivate, diciamo così, della serata. Allora iniziamo dalla terza classificata che è... Stefania Boscolo. Perfetto, seconda classificata... Eleonora Costantini. E poi abbiamo Miss Chioggia che si chiama... Bozzato Hilary. Bozzato Hilary, intanto vedo che piovono i baci, evidentemente avete riscosso già un buon successo, devo dire, questa sera. Allora sentiamo dalla terza le emozioni di questa serata. Niente, sono tanto contenta, non so. Senti, so che tu balli anche di solito, è più facile ballare o sfilare? Beh, ballare ormai sono abituata, quindi è più facile ballare per me, però comunque entrambi. Si fa diciamo. Siamo con la seconda classificata, per te era la prima volta in un concorso o avevi già partecipato ad altre cose? No, ho già partecipato a dei concorsi per finalizzati a Miss Mondo, un concorso a livello nazionale e niente, sarà la quinta o la sesta volta che comunque... Sei abituata allora a partecipare, dai. Chiudiamo con la vincitrice di questa giornata, allora l'emozione di vincere il concorso Miss Chioggia? È tanta. Bello, perché non ero mai arrivata prima classificata. Senti, ma adesso la fascia la metti in camera con tanto di foto ricordo, minimo. Sì, minimo. Immagino anche l'emozione della mamma, che minimo ti farà un quadro lì all'ingresso, secondo me, quando si arriva. Sì. Va bene, senti, chiudiamo con una battuta. La vostra estate, cosa fate quest'estate di bello? Vacanza l'avete già fatta? No, perché purtroppo devo studiare. Ah, ci picchia, cosa mi fai di bello? Come studio, cosa studi? Nulla, perché non ho studiato molto quest'inverno. Ah, quindi... devi riparare? Sì. Molto bene. Tu per quest'estate cosa fai? Vacanze? Ormai è finita l'estate. È finita? Sì, purtroppo. E basta, non faccio niente, non sono andata in vacanza, purtroppo. E quindi adesso che fai? Lavori? No. Cerchi lavoro? No. No, stai bene così? Sì. Perfetto, chiudo con te la tua estate. E niente, non ho lavorato, e ho studiato, anche se però ero già stata promossa, e sono andata in vacanza 3 giorni con degli amici. Ok, vacanze basta adesso? Cosa? Vacanze basta? Basta, già fate quest'inverno. Benissimo, facciamo un ciao con le manine a tutti gli amici di Chioggia TV, grazie alle Miss di questa serata. Ciao, buona serata!